Salve a tutti. Oggi siamo qui per discutere insieme con Fausto Bertinotti il libro di Bernie Sanders che è stato pubblicato da poche settimane. Il libro si intitola in italiano Sfidare il capitalismo, Fazzi editore, e in inglese It's okay to be angry about capitalism. Va bene essere arrabbiati per il capitalismo. Ecco, Fausto ha scritto una prefazione a questo libro in cui sostiene che questo libro può costituire un colpo di frusta, un invito a riflettere su una diversa possibile ripartenza, una diversa rispetto a quella che noi chiamiamo, almeno in Europa, la sinistra marxista. Nell'affrontare però il capitalismo come problema, ecco qui forse il punto centrale, e sottolinea appunto Fausto che per Sanders la lotta di classe e in essa il conflitto di lavoro sono il tema centrale di una politica che si voglia di sinistra e che voglia superare il proprio senso attuale di impotenza e ricominciare da capo a lottare per i cambiamenti trasformativi. E qui Fausto poi riprende in chiusura il tema centrale del libro di Sanders, che è quello che il cambiamento non viene mai dall'alto, ma viene dal basso. E quindi Fausto dice: per ricominciare da capo, ora bisogna ricominciare dal basso e da un agire critico collettivo, ricominciare dal conflitto di classe. E ovviamente anche da una politica che sia costruita su queste basi e che vuole evitare la catastrofe globale, militare, ambientale, verso cui il capitalismo attuale ci sta portando. Ecco, io con Fausto vorrei provare un po' a ragionare su questo libro, dividendo un po' il nostro ragionamento diciamo, punti fondamentali. Uno, che è poi quello che fa Sanders nel suo libro. La prima parte la vorrei dedicare su cosa è questo capitalismo che Sanders chiama ubercapitalismo statunitense, un capitalismo senza freni con tutte le sue terrificanti imposizioni, contraddizioni e ingiustizie. La seconda parte la dedicherei agli obiettivi radicali e trasformativi che secondo Sanders una vera democrazia, così la chiama, è una vera politica che scelgono di stare dalla parte della classe lavoratrice e non dei ricchi e delle grandi corporations dovrebbero porsi per riformare il capitalismo. E poi chiuderei con un ragionamento su quelli che Sanders individua come gli strumenti politici che una vera politica dovrebbe utilizzare per cambiare lo stato delle cose presente. Ecco. Quindi Fausto, io ti chiederei appunto di provare a fare un ragionamento partendo appunto dalla descrizione di questo capitalismo che poi noi chiamiamo neoliberista e che Sanders chiama appunto ubercapitalismo statunitense, che è, diciamo, è una. La sua è una descrizione molto puntuale, con dati e con diciamo, le descrizione delle caratteristiche fondamentali, dove il tema delle disuguaglianze, il tema come dire, dell'abbandono della classe lavoratrice da parte poi della politica negli ultimi 40-50 anni è centrale. Prego, Fausto. La tripartizione che tu opponi, diciamo, è una tripartizione classica, diciamo, figlia intera della nostra storia migliore, del modo con cui guardiamo i processi, la storia, il capitalismo, quei protagonisti, gli avversari. Io però vorrei, se è possibile, provare a mettere in luce cosa si distanzia da questo, no, dico nostro perché è tuo come mio, approccio classico. In realtà, secondo me, il libro di Sanders non è molto importante per quello che di nuovo dice sul capitalismo, quello che di nuovo dice sul programma, quello che di nuovo dice su come deve rinnovarsi la sinistra, indubbiamente, tutte cose che ci sono. Ma il punto centrale, secondo me, è la differenza
fondo al suo approccio è quello della nostra storia. A me incuriosisce molto perché forse siamo stati negli anni 70, ma francamente avrei letto con qualche, diciamo, supponenza, o se non supponenza, almeno curiosità, ma non più di tanto, questo libro di storia. Questo libro di storia io l'ho letto invece con grande coinvolgimento, perché a me sembra, non solo perché viene dall'altra parte dell'oceano, un punto di vista completamente diverso da quello del sinistro, perché non parliamo delle finanze politiche, come dire, in termini totalmente ormai interliberale, ecco. Anche quelle più prossime a quello che rimane di una critica. Il libro di Sanders è americano, molto, molto, molto americano. E noi siamo stati abituati a guardare il suo movimento operaio, anche nei momenti appunto che prima citavo degli anni 70, è una grande pratica, una grande teoria, per cui ci sono sempre apparsi un po' elementari. La differenza è che oggi le sinistre politiche europee o sono integrate totalmente, cioè sono parte del sistema, oppure sono irrilevanti, nobilmente irrilevanti, ma irrilevanti. Noi siamo disposti invece a un protagonista che scrive un libro sulla base di grandi movimenti di massa. La dice lunga che in parallelo sull'uscita di questo libro c'è stato il più grande sciopero americano degli ultimi decenni. E laddove proprio la sociologia contemporanea pretendeva che non ci potesse più essere né il conflitto di classe né tammeno il conflitto di lavoro tra le grandi manifatturiere, quelle dell'automobile, quelle del grande ciclo fordista-taylorista, le grandi cattedrali, dove appunto veniva spiegato che almeno da un quarto di secolo, ma anche un po' di più, il conflitto non sarebbe più potuto determinarsi sia per i mutamenti soggettivi intervenuti nella composizione di classe, sia per le mutazioni intervenute nell'organizzazione del lavoro e nel sistema di imprese, sia infine, ma in maniera assai rilevante, per la ristrutturazione complessiva prodotta dalla globalizzazione capitalistica e dalla diversa dislocazione delle forze produttive nel mondo. E contro questa tesi apologetica scoppia negli Stati Uniti d'America un conflitto imprevisto, certo, alimentato da altri conflitti e da altre stagioni straordinarie, che sembrano parlare a favore della intersezionalità di cui ci dicono le femministe, perché prima sono Black Lives Matter, e poi sono Vittore, e poi però anche Detroit. Nelle tre e mezzo, il sindacato dell'auto, più classico dei sindacati americani, proclama uno sciopero oltranza con una piattaforma radicale. Lo sciopero riesce a un grande successo, ma soprattutto parla di un nuovo conflitto di classe. Basta pensare, la rivendicazione salariale è sempre un indicatore importante. La richiesta di aumento del 40% in Europa non si riesce neanche a dirlo, non ad avanzare. Dunque, io vedo una connessione tra quello che Sandra dice, questi episodi, di lotta, cioè queste rivolte che attraversano i Stati Uniti. Perché lo vedo questa connessione? Tu hai detto giustamente in fila di ragionamento, però non aggiunge, la sua critica al capitalismo obiettivamente non aggiunge niente che non sapevamo già. Onestamente, insomma, sì, viene descritto analiticamente, insomma, sono cose che conosciamo. Ma no, non è che il capitalismo nella sua essenza, cioè non eredita la tradizione dei marxismi e del pensiero critico e degli economisti critici vissuti in questa parte del mondo, diciamo così, vede il capitalismo in tutta la sua nefandezza senza il bisogno di ricorrere alla teoria del valore.
E poi invece ancora per me ha un significato rilevante. Un giorno fa ascoltavo una lezione di Riccardo Bellofiore, assai acuta e intelligente su questo. Invece a rischio di sembrare candido, Sander fa appunto, come tu dicevi, una descrizione del turismo, ma ripeto, è inutile, secondo me è inutile riassumerla, perché è quella che sappiamo tutti. Con questa incredibile concentrazione di questa e con questa incredibile rottura di qualunque principio banale, all'eguaglianza o anche soltanto la lotta di lingue, non capite lingua che inizia il globale, incompatibile con le democrazie, sono delle tette dell'ego, questa incompatibilità è reso fragile. Sembra paradossale, ma è così, dalla vittoria contro il suo avversario storico, che, come dire, gli ha abbattuto un limite in assenza del quale il capitalismo corre verso un rischio di autodistruzione con sé del mondo, di cui le guerre sono la manifestazione più dura e più evidente. Diciamo, Fausto. con gli elementi, diciamo, che suffragano questi elementi viene prodotta. Con grande rigore, ma ripeto, capo, ma non ci aggiunge nulla. Secondo me, appunto, invece, quello che aggiunge Sam è proprio l'approccio. Cioè, è l'approccio che dice: guardate, va bene il capitalismo, ma perché io ce l'ho contro il capitalismo, appunto, sentito sfidare il capitalismo? Perché produce questi guasti sociali. Questi guasti nell'umano, questi guasti nella convivenza civile, questi guasti nella società civile. Bisogna combattere il capitalismo perché il capitalismo è nemico dell'uomo e della società civile. E secondo punto che dice con una nettezza di cui qui da queste parti abbiamo perso traccia, per poterlo battere bisogna riscoprire il conflitto di classe, il conflitto di lavoro. Come lui dirà in apertura di un capitolo, non dobbiamo avere paura del capitalismo né paura di dire che noi lo combattiamo con tutte le nostre forze. Secondo me in questo binomio, cioè un'analisi critica del capitalismo sulla base più delle sue conseguenze, della sua essenza, e una radicalità di presa di posizione della lotta contro il capitalismo stesso, come tu hai detto, a partire dalle lotte sociali, con la convinzione, punto secondo me cruciale nel pensiero di Sandler, che ogni cambiamento parte dal basso. Tesi che diciamo, nel secolo scorso, naturalmente, sarebbe stata molto obiettabile, molto obiettabile, sebbene alla fine del Novecento abbia acquistato grandissima forza, ma che oggi assume una verità dirompente e di critica alle forme correnti della politica, che fa di questo libro di Sandra, secondo me, un elemento di grande interesse. E questo, secondo me, spero di non essere sfuggito dalle tue domande, che ripeto, non, su cui però non mi soffermo tanto perché non credo che ci dica che di nuovo condivisibile sia assolutamente, ma di nuovo no, la sua analisi del capitalismo, ma per una ragione semplice, che la sua scelta di campo, quella di sfidare il capitalismo, di dire esplicitamente che il capitalismo vada combattuto, riguarda il rapporto causa-effetti, cioè riguarda il rapporto che questo capitalismo produce una distruzione non solo del principio di eguaglianza, ma della democrazia, e mette a rischio il destino dell'umanità. Questo, diciamo, così, almeno io così lo leggo, cioè il suo paradigma è risalire dagli effetti terribili prodotti da questo capitalismo alla necessità di lottare per sconfiggerlo. Perché è possibile sconfiggerlo? Perché lui dice che è possibile sconfiggerlo se riparte un movimento dal basso. E questa mi sembra la cosa più importante di questo. Ecco, Fausto, ti volevo dire, in realtà appunto lui non,
non ha dei riferimenti, diciamo, appunto legati assolutamente al marxismo, però, diciamo, ha come riferimento intanto al fondatore, uno dei fondatori del Partito Socialista Americano, che il grande sindacalista Eugene Debs, che Sì. negli anni tra il 1910 e il 1920 è stato anche candidato varie volte alla presidenza, prendendo qualche milione di voti. E poi l'altro faro fondamentale che lui richiama spesso e volentieri, anche citando i discorsi, è Franklin Delano Roosevelt. Ecco, forse noi da questo punto di vista, cioè è tutta l'attività riformista che in buona parte, no, ha poi modificato l'evoluzione del capitalismo americano, almeno in una forma, diciamo. Adesso la parola non è corretta, però verso la socialdemocrazia, no? Ecco. E lui sembra, in realtà sembra dire fondamentalmente oggi quello che abbiamo bisogno, quello di cui abbiamo bisogno è un movimento dal basso che però, ecco, abbia poi una leadership politica all'altezza dei tempi e lui richiama Franklin Delano Roosevelt, ecco, qualcuno che sia in grado di ascoltare e di non abbandonare a se stessi, diciamo, i lavoratori, la classe lavoratrice, come è stato fatto negli ultimi 50 anni. E ecco, però c'è anche questa fede nella possibilità che, diciamo, attraverso il processo democratico, quindi poi lui pensa che il Partito Democratico in buona misura possa essere ridiretto verso questi obiettivi, no? Ecco, quindi attraverso una sua trasformazione radicale, attraverso l'organizzazione di base, cioè la trasformazione in un partito che è un po' come i nostri partiti degli anni 60, diciamo, ecco, con un radicamento territoriale, con degli attivisti, con delle sezioni, con, diciamo, un rapporto anche con gli intellettuali. Ecco, che, diciamo, quindi forse noi diciamo in Europa, in Italia, ecco, non abbiamo, forse abbiamo forse un po' sottovalutato anche le esperienze, per dire, di Franklin Delano Roosevelt e, diciamo, di questo sindacalismo, appunto, come dicevi tu, adesso che è in ripresa, no? Di questo sindacalismo che però nel secolo scorso era anche piuttosto combattivo, no? Ha inventato l'occupazione delle fabbriche e così via. Prego. Poi arrivo, diciamo, all'osservazione su quello che tu hai detto. Intanto, questa osservazione sul sindacalismo americano è la seconda volta. Noi, dico noi perché la mia generazione di sindacalisti ha guardato il sindacalismo americano molto criticamente, molto, anche perché il sindacalismo che avevamo di fronte, la FL-SIU, era implicata in processi del dopoguerra, molto trainati dall'anticomunismo e addirittura sino a vedere sfilare sotto le manifestazioni del sindacato dei datori americani, la guerra in Vietnam, quindi eravamo colpiti da questo svuotamento delle origini del sindacato americano diventato di sistema. La nuova pagina che sembra che si apra ci riconduce allora anche alle altre pagine, che invece sono ancora adesso significative, se pensi, che non solo nasce con la scissione della FL, un sindacato come il SIU, che nella fase di nascita dà luogo a quelle case del popolo che vengono considerate il terreno della nascita di una cultura di solidarietà, appunto case del popolo, di costruzione di un popolo militante e costruttivo di nuova società. Ma insomma, poi arrivi fino al sindacato ancora più radicalmente dell'IW, che si muove per la grande terra americana, inseguendo il conflitto nelle forme più aspre dovunque si produca. E non è questa la fase di oggi. Però la fase che oggi propone questa anche lettura del libro mostra un primato. Ed è il primato del conflitto sociale.
Il primo punto di riferimento anche stoico, non casualmente, è un sindacalista, non casualmente. E qui c'è, secondo me, un doppio registro nel ragionamento di Sartre. Cioè, i cambiamenti possono avvenire soltanto dalla lotta sociale dal basso. I partiti, a partire dal Partito Democratico, devono essere in grado, sul terreno istituzionale, raccogliendo queste schede, loro partiti, Non mi di sembra di aver orientare le capito politiche bene. riformatrici. Vengono citate da questo punto di vista i presidenti degli Stati Uniti d'America, che si sono distinti in queste pratiche, diciamo così, nobiliste, no? Ma sono due piani. Il primo riferimento è l'origine del conflitto. Il sindacalista maestro di questo conflitto, addirittura portatore di un termine che Sander recupera e che, come sappiamo, è ostico negli Stati Uniti d'America, cioè il termine socialista, a cui si riferisce il grande sindacalista che viene citato e sotto le cui bandiere si colloca Bernie Sanders. Questo elemento, appunto, è parte integrante di una politica che poi nei partiti, per un verso, viene assunta e per altro verso viene collocata sul terreno istituzionale, come con una, come dire, con una separazione e insieme un ponte dell'uno nei confronti dell'altro. Come se ci fossero due ruoli distinti, uno è il partito riformatore, l'altra è la radicalità della lotta di classe, e a fare da ponte c'è quell'affermazione significativa nel programma di Bernie Sanders, secondo cui la prima cosa che dovrebbe fare un esponente di sinistra del Partito Democratico è partecipare a tutti i picchetti dello sciopero. Partecipare a tutti i picchetti dello sciopero. È indicativo appunto di questa semplice ridefinizione dei ruoli, in cui insieme c'è una connessione, quella che ho cercato di descrivere, ma anche un primato, quello del conflitto, al punto tale che per legittimarsi nella sua attività politica riformatrice, il leader politico deve partecipare ai picchetti, cioè deve trovare una legittimazione non solo dal basso, ma nel conflitto, nella contesa, nello scontro, stando da una parte rispetto all'altra. Lo dirà esplicitamente quando dice: ma perché i democratici non sono credibili? Lui risponde molto semplicemente: non sono credibili perché non sono in grado mai di realizzare i programmi riformatori, mai. La domanda successiva: ma perché la sinistra americana ha smesso di essere protagonista della vicenda pubblica? La sua risposta sembra elementare, ma è radicale, eh? Perché hanno abbandonato i lavoratori. Si potrebbe dire, dete fabula narratur, per le sinistre europee, ha abbandonato i lavoratori e a rischio di nuovo della semplificazione, quando gli chiedono, ribattendo il chiodo, ma perché le destre vincono, avendo in mente il successo anche di Trump nella cintura della ruggine, perché la sinistra, i democratici, hanno abbandonato i lavoratori? Torna sul punto. Torna sul punto. Questo elemento, secondo me, non è nel libro periferico, è centrale, è assolutamente centrale. La rinascita di una politica di sinistra passa non solo per il conflitto di classe, non solo per il conflitto di lavoro, ma passa per una genuflessione della politica nei confronti del conflitto sociale, nei conflitti di lavoro, tanto da aderirvi senza condizione, traendo poi da lì la forza anche per una presenza, diciamo, programmaticamente qualificata, ma qui appunto non più che qualificata, sul terreno delle istituzioni. Come si vede, qui c'è proprio una componente americana che è assai diversa dalle sinistre europee, anche della loro, anche quando noi, diciamo, prendiamo gli anni 70, ma già negli anni 60 l'idea guida della sinistra del movimento operaio,
politica, la sinistra politica che faceva riferimento al movimento operaio in Italia dall'inizio degli anni 60 a tutti gli anni 70, aveva come meta la trasformazione radicale del modello economico-sociale e la transizione, termine è sottolineato mille volte nel dibattito politico degli anni 60 e 70, verso il socialismo. Non un comunista, ma Riccardo Lombardi, in una critica a un programma del Partito Socialista, scriverà, ma stiamo parlando degli anni 80 addirittura, che un programma senza l'idea della transizione al socialismo, cioè le riforme di struttura in grado di cambiare i rapporti di classe e con i rapporti di classe la qualità del modello di sviluppo fuoriuscendo da quello capitalistico, dirà che è una politica inerte. Quindi noi veniamo da una storia in cui la connessione tra lotta sociale, lotta politica, quadro istituzionale è organica, è strutturale. Questa dimensione non è presente per niente, non solo nell'esperienza americana, ma neanche nel libro di Sam, in cui la lotta al capitalismo viene affidata per questo dal basso, il primato dal basso, alla lotta sociale, laddove invece la presenza istituzionale viene affidata ai partiti che stabiliscono un rapporto con il conflitto sociale, ma che si muovono sulla eredità della tradizione, credo di poter dire così, riformista, sebbene radicalmente riformista, della tradizione americana. Se vuoi dirla criticamente, si tratta di una scissione. Se vuoi dirla come un investimento positivo, si tratta della messa al centro del conflitto sociale e dell'anticapitalismo nella lotta di classe. Sì, Fausto, quello che tu dicevi che appunto i politici, secondo Sanders, dovrebbero partecipare ai picchetti. Ricordiamo che durante lo sciopero che tu hai citato, quello del sindacato dei lavoratori dell'auto, Biden, ecco, questo presidente che si ricandida, è stato il primo presidente che si è presentato, almeno per fare delle fotografie e un piccolo discorso, a un picchetto, no, credo fosse a Chicago o a Detroit, durante diciamo una manifestazione sindacale. Però ecco, poi anche Trump il giorno dopo, poi c'era la competizione tra i due, però Trump non si è presentato davanti a una platea sindacale, ma è andato in industria privata che tra le altre non è sindacalizzata. Ecco, la differenza forse sta molto anche in queste parti. Sì, naturalmente. No, per dire come il conflitto aveva risucchiato su di sé l'attenzione centrale della politica. Esatto, e diciamo tra le altre il sindacato dei lavoratori dell'auto si era rifiutato a lungo, si è rifiutato di appoggiare Biden. Poi adesso, diciamo, anche a seguito di alcune cose che sono state cambiate rispetto al tema degli incentivi per le imprese, per la produzione di batterie elettriche, dove la sindacalizzazione è vitale per la continuità dell'attività sindacale, così come anche il cercare di sindacalizzare tutto. Perché lo sciopero è stato fatto contro le tre grandi americane, cioè General Motors, la ex Chrysler, che adesso fa parte del gruppo Stellantis, e la Ford. Però ricordiamo che negli Stati Uniti, a partire dagli anni 70, diciamo, ecco, sono via via stati. Ci sono una serie di impianti industriali di tutte le multinazionali globali, no? Dalla Toyota alla BMW alla Mercedes e così via, che sono tutti non sindacalizzati, cioè nel senso che sono stati fatti soprattutto negli stati del sud degli Stati Uniti, dove diciamo, la sindacalizzazione è avversata anche dalla legge, c'è cioè una legge per il lavoro che rende molto complicato la sindacalizzazione. E adesso uno degli obiettivi del sindacato dell'auto è proprio cercare di sindacalizzare questi impianti. Ecco, vedremo la battaglia che ci sarà nei prossimi mesi e prossimi anni.
Ecco, però quello che ti volevo dire, ecco, rispetto a Sanders, quello, l'aspetto anche interessante è che lui è un senatore di lunga data, diciamo, è un politico che appunto credo abbia 82 anni e quindi, ed è stato in Senato da tempo. E oltre ad avere, diciamo, tutti gli obiettivi e l'analisi di cui abbiamo parlato fino adesso del capitalismo americano, è anche consapevole del fatto che come funziona la politica americana, no? Cioè, quindi i compromessi che poi inevitabilmente anche in Senato, dove lui sta, bisogna poi fare. E nello stesso tempo però ha cercato, ecco, questa è una parte anche del libro molto interessante, che lui racconta come lui abbia cercato, una volta che il Partito Democratico in realtà l'ha messo fuori gioco, no? Facendo durante le primarie, e quindi lui poi è stato messo in condizioni di non poter combattere ad armi pari di fatto con Biden, perché tutti i centristi sono stati fatti ritirare in un giorno solo praticamente, e alla vigilia diciamo, di alcune primarie importantissime, e invece la Warren, che è una senatrice di sinistra, è rimasta a dividere il campo, no? Di quella che era la parte sinistra del Partito Democratico. Però lui poi ha cercato di contrattare un programma, ecco, che lui dice che se Biden fosse riuscito ad attuarlo, sarebbe stato forse il programma più progressivo di sempre, diciamo, negli Stati Uniti, no? Ecco, in parte alcune cose sono passate, ma per esempio alcune richieste come il salario minimo a 15 dollari. Ecco, ricordiamo che negli Stati Uniti il salario minimo ad ora è del 2009 e sono federale ed è 7 euro e 30 centesimi. Ecco, quindi, ecco, queste cose non sono passate. Quindi, diciamo, ecco, comunque. Quello che ci si interroga è se adesso, nella stretta attualità, se per esempio un Biden, candidato del Partito Democratico, possa essere eletto senza che Sanders mobiliti effettivamente il movimento che lo ha portato a essere un candidato nelle ultime due, diciamo, nel 2000, 2016 e 2020, i suoi due tentativi. Movimento appunto dal basso, di base, che ha chiaramente al suo fondo, diciamo, questo aspetto diciamo, del socialismo democratico americano, no? Perché poi i giovani, ecco, appunto, qui il discorso è non solo la classe lavoratrice, ma ci sono i giovani, per esempio, che Biden è riuscito a intercettare in maniera molto molto forte, ecco. E Biden certamente adesso è molto impopolare in generale, ma soprattutto nei confronti dei giovani, anche alla luce della situazione con Gaza, no? Ecco, delle manifestazioni per la Palestina. Ecco, vorrei che, appunto, spostare un attimo questo anche sul discorso di prospettiva, no? Ecco, perché Sanders non si è ricandidato, nonostante che forse il libro era un po' anche un lancio della sua candidatura, e negli Stati Uniti è uscito nel marzo dell'anno scorso. Però, ecco, rimane il fatto che lui dice che Trump è molto più pericoloso di Biden sostanzialmente, e che quindi in qualche misura bisogna attivarsi. Ecco, una riflessione su questo, Fausto. Hai detto più tu, io francamente su questo piano istituzionale non ho molte cose da dire, no? Non ho una, diciamo così, neanche una grande passione per la dinamica interna alla politica istituzionale degli Stati Uniti d'America, se non attualmente per il terrore di una vittoria di Trump che avrebbe, diciamo, conseguenze pesantissime adesso. Vedo che qualche volta viene alleggerito dalla gravità del comportamento dell'attuale governo americano sul terreno della guerra, la sua pressoché inesistenza di fronte alla strage, a Gaza, il sostegno senza nessuna
d'attitudine, la trattativa alla guerra, l'Ucraina ha prima subito e poi condiviso. Quindi c'è un malgrado questo piombo pesantissimo che trascina giù Biden. Tuttavia è evidente che gli Stati Uniti d'America oggi sono caratterizzati dall'esigenza, come dice Sanda, di impedire la vittoria di Trump, che costituisce il pericolo che lui ha descritto in maniera così netta e radicale. È un pericolo non solo politico, è un pericolo che investe il rischio di guerra civile, di colgente, e mette sotto accusa tutti, non solo tutti i diritti sociali, ma tutti i diritti civili della persona. Un orizzonte inquietante, insomma. Detto questo, però, poi tu hai detto molte cose più di quelle che so io. Francamente, Sander ha sempre camminato con gli occhi aperti, specie in quest'ultima fase, questa che ha costituito il suo rilancio a partire dal chiamarsi socialista e a seguire con la costruzione di un team, di una squadra di candidate e di candidati, che sia per le loro caratteristiche politico, sociale, umane, rappresentavano una spina nel fianco del Partito Democratico. Infatti Sanders chiama con un nome proprio a sottolineare il carattere proprio di squadra con cui si attraversa questa grande palude costituita dal Partito Democratico. Dico perché la affronta a occhi aperti, perché più volte ha detto e scritto che la competizione per la presidenza degli Stati Uniti d'America ha vinto più soldi da destinare alla campagna elettorale, quindi la sua competizione fu una competizione a rischio dall'inizio, insisto, che secondo me era più costruita per lanciare questa possibilità, che in linguaggio europeo si chiamerebbe entrista, cioè di costruire delle presenze, di alimentare la campagna elettorale di tematiche altrimenti escluse, a partire dalla critica al capitalismo e alle grandi potenze economico-finanziarie americane. Ma B, alla denuncia del carattere corrotto di questa democrazia, di cui venivano e vengono individuati tutti gli elementi che impediscono il libero sviluppo di una democrazia partecipata e della possibilità quindi di questa democrazia di compiere delle opzioni di società tra di loro diverse. La critica Sanda quindi fa dire che la competizione viene lui da vissuti a occhi spalancati, ma con questo duplice obiettivo. Sì, è sempre così. Così come c'è sull'intero corpo della società e sulla prospettiva storica, così c'è l'immediatezza. Da un lato è la centralità del conflitto e la costruzione nella campagna elettorale, che naturalmente punta all'obiettivo di impedire la vittoria di Trump, di portare dentro il Partito Democratico un'ala mancante, si potrebbe dire, che è pervasa dalla possibilità di mettere in circuito non solo una prospettiva socialista, ma anche la valorizzazione di tutti i movimenti, tutti i movimenti, di liberazione dei neri, delle donne, delle differenze, la valorizzazione, cioè questo patrimonio che a un certo punto si catalizza nel conflitto sociale, nel conflitto di classi, a cui come raggi si irradiano queste altre, peraltro, fondamentali battaglie di civiltà. Questo è secondo me il suo punto principale. Questo punto principale viene mantenuto anche in questa prospettiva. Come si può dire a te? Secondo me, avendo un po' abbandonato l'idea che lo aveva pervaso in un certo periodo, di poter addirittura guadagnare anche la guida di questo intero processo, eh?
questo intero processo anche attraverso la candidatura presidenziale. Però D'altra parte, Trump ha dimostrato di essere riuscito con successo a scalare il Partito Repubblicano, voglio dire, che era originariamente ben altra cosa rispetto a quello che è oggi, no? Quindi, certo, però, però perché non immaginare che un quella Sanders destra o la sua quadra. è il populismo di destra. Questa, cioè, Trump aveva dalla sua questa grande potenza che sta facendo la sua irruzione nel campo della politica in Occidente, che è proprio il populismo di destra, che non è l'antico fascismo, ma che è proprio una sistematica aggressione a tutte le diversità, alle culture diverse, una sistematica aggressione a ogni idea di cambiamento, a ogni idea di convivenza civile, cioè veramente una cosa di una regressività forse senza precedenti. E quindi la scalata lì, più che la scalata, lui ha detto bene, è stata come dire, l'abbattimento delle mura. Su cui ha recintato il vecchio Partito Repubblicano, anche con tutti i suoi difetti, è l'abbattimento di queste mura e l'irruzione di questa nuova bestia che ne ha preso il comando, e non solo il comando. Chiaro. Io ti ringrazio, Fausto. Ringrazio te e voi per Abbiamo questa fatto una chiacchierata. cosa anche un po' funambolica, forse un po' radiofonica, però insomma Va siamo riusciti a farlo. bene. Ma se c'è sempre qualche tratto in noi, diciamo così, Sì. che non va per l'ordinaria strada, quindi apprendiamoci anche questo. Perfetto, grazie, grazie Fausto. Grazie per averci ascoltato e grazie tante a te e a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie Fausto, Grazie e moltissimo. ancora Dammi un grazie. bacio. Ricordo che la Saluto. pubblicazione, grazie, assolutamente. E ricordo anche la pubblicazione di Fazio Editore, quindi vi invito a leggere quest'ultimo testo di Bernie Sanders, con l'augurio che possa illuminare anche il nostro percorso, che da qui a poco ci vedrà alle elezioni europee. Tanto grazie ancora, grazie Fausto, grazie Alessandro Grazie e a presto. a voi. Grazie. A presto.